Eccomi qua ragazzi, di ritorno dal mio primo safari in Sudafrica, carico ancora di energia positiva, pronto per condividere con voi questa nuova esperienza. Vi anticipo già che ero scettico a dover fare questa vacanza, perché in genere sono sempre stato abituato ai resort, a relax, e quindi quando mi hanno proposto di fare questo viaggio allo stato brado in mezzo alla savana, un po' ero titubante, ma subito dopo 10 minuti quando sono arrivato nel camp di cui poi vi parlerò, ho subito cambiato idea e quindi ora sono qui per voi per raccontarvi questa favolosa esperienza. Perché ora posso affermare che almeno una volta nella vita tutti dovrebbero farla. Non essendo un video promozionale, non vi menzionerò il nome del camp o l'agenzia a cui mi sono affidato. Per tutte queste informazioni potete comunque scrivermi su Instagram in privato. Bensì vi narrerò la mia storia, vi racconterò la mia storia dall'inizio alla fine in tutti i dettagli possibili e immaginabili, affinché possiate anche voi vivere il safari dei vostri sogni. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, cercherò di rispondere alle domande che tanti di voi mi hanno già fatto mentre ero in Sudafrica e che io in primis mi sono fatto prima di partire. Ma dove ho fatto questo benedetto safari, vi chiederete? L'ho fatto in Sudafrica, nella riserva di Entabeni, all'interno del parco del Kruger, scelta non casuale, ma perché è malaria free e quindi non c'è bisogno di vaccinazione. Per arrivare in questo parco sono atterrato a Johannesburg e poi da lì con un transfer di circa 3 ore sono arrivato all'interno del camp, un bel camp 4 stelle che vi raccomando. Infatti lo scetticismo dopo 10 minuti è subito sparito. Pensavo di ritrovarmi in un campeggio scrauso e invece sono approdato in un campo tendato di lusso. Quindi il primo obiettivo era il check della camera. Con mia grande sorpresa potrei definire la camera un bungalow tendato. Era rialzato in legno, quando sono entrato un enorme letto a baldacchino ad aspettarmi, molto comodo e con i cuscini pure leggeri per la mia cervicale e anche per la vostra cervicale perché so che anche voi ce l'avete. Poi c'era un bagno privato per i più timidi e una doccia all'aperto per quelli invece un po' più esuberanti come me. Messo il cuore in pace, ho fatto un rapido giro del villaggio per orientarmi. E posso dirvi che c'è una piscina, c'è una libreria e c'è un'area ristorazione, bar, ristorante e il famoso boma, il focolare in cui ci si riunisce la sera per mangiare tutti insieme intorno al falò. Ok, ma voi mi direte cosa si fa in un'intera giornata in questo camp? Come viene svolta la giornata? Beh, allora, vi dico già, dei tamburi vi sveglieranno alle 6 del mattino. Lo so, è un po' presto, però vi abituerete facilmente. Si fa una breve colazione. E poi si parte via spediti per il primo safari mattutino, che sarà più o meno dalle 6:30 alle 9:30. Dopodiché si ritorna al camp, si fa una colazione ricca che potete decidere se farla vicino al boma nella ristorazione o seppure farvela nella vostra stanza. E avete tutto il tempo libero fino alle 3:30 quando si ritorna a saltare, si ritorna sulle jeep, si ritorna a fare il secondo safari. Dalle 3:30 alle 6:30, quando si ritorna nel camp, vi aspetta la cena dalle 7 più o meno alle 8 e poi tra le 8 e le 9 potete ancora stare un po' intorno al falò. E via in camera a dormire. Nanna presto, ragazzi, perché il giorno dopo ci si rialza alle 6 del mattino. Come vi ho appena accennato, i safari sono due al giorno, durano 3 ore ciascuno, si svolgono su delle jeep alla ricerca degli animali selvaggi. Poi ci si ferma al mattino a fare una piccola colazione, un po' di tè, caffè con qualche biscotto in mezzo alla savana e nel pomeriggio per l'appetite, quindi vino e stuzzichini. Di quali animali selvaggi stavo parlando? Di tutti, li potete vedere tutti perché ci sono tutti i Big Five, quindi in questi safari fotografici potete vedere dai ghepardi ai leoni, gazzelle, elefanti, rinoceronti, coccodrilli, ippopotami, tutto. Vedere questi animali nel loro ambiente è un'emozione unica, anche difficile da esprimere. Un momento sei davanti a un leone e subito dopo sei a fianco al rinoceronte, nella completa sicurezza, come potresti essere in uno zoo, ma con una sostanziale differenza. Questi animali sono liberi, non sono all'interno di gabbie, sono wild and free, sono selvaggi. Però ragazzi, oltre alla mera visione di questi animali, comunque che ha dell'incredibile, secondo me una delle parti più entusiasmanti è stata proprio la ricerca, cioè inseguirne le orme, gli odori. Vi dico solo che per trovare i ghepardi ci ho messo addirittura 5 giorni. Ed è proprio per questo che una volta trovati la soddisfazione è stata ancora più grande.
Ma ora passiamo per quello che per noi italiani è il tasto dolente, la cucina, i pasti. Bene, vi dico già che non dovete preoccuparvi. Allora, innanzitutto abbiamo colazione, pranzo, cena. Colazione e cena si fanno vicino al boma, comunque nella ristorazione, mentre il pranzo si fa in un'area vicino alla piscina all'aperto. Tutti i pasti sono sempre a buffet, dalla colazione alla cena, e si può mangiare di tutto. Potete trovare dalla pasta alla carne, verdura, frutta, cioè c'è un po' di tutto per vegetariani, vegani, la nuova moda del momento, e carnivori, soprattutto carnivori. Vi dico questo perché nella cucina africana la carne è uno dei piatti preponderanti e la fanno veramente buona, soprattutto la carne rossa, dal manzo, il porco, l'agnello, non avete idea, dovete provare. Dopo questo breve intervallo culinario passiamo a quello che si può fare al di fuori del safari, perché magari tanti di voi non vogliono fare il safari e infatti non siete obbligati. Se non volete alzarvi al mattino presto, chi se ne frega, potete starvene tranquillamente nel campo a dormire. E cosa potete fare? Potete andare in piscina, come vi ho detto, prendervi il sole, oppure potete recarvi nella libreria e rilassarvi con un buon libro o, perché no, un tè caldo. Oltre al safari comunque si possono fare anche delle gite, un po' a seconda delle vostre esigenze, preferenze o del vostro coraggio. Io ad esempio ho scelto di andare a visitare le montagne di Entabeni, dove c'è una vista spettacolare e c'è anche un posto con delle cascate dove si può addirittura fare il bagno. E poi ho pranzato proprio lì. Per chi piacciono gli elefanti c'è poi anche la gita con gli elefanti. Io invece ho scelto di farmi una bella passeggiata con i leoni, davvero Tarzan che sono. E praticamente si tratta di un 30 minuti di cammino a braccetto con i leoni, gli fai due coccole, gli dai un po' di carne. E insomma, una vera e propria passeggiata, ma non adatta per i deboli di cuore. Per quanto riguarda invece il periodo migliore in cui fare safari, beh, secondo la mia esperienza, la mezza stagione è il periodo ottimale. Io infatti sono stato nel loro autunno inoltrato, mi sono fatto ben 8 giorni di sole. Infatti autunno-inverno per loro è la stagione più secca, quindi con meno precipitazioni, mentre se andate nella loro estate comunque c'è più caldo, un'umidità più elevata e di conseguenza anche molte più piogge. Vorrei spendere ancora una piccola parola però per quanto riguarda l'escursione termica, che è alquanto importante. Si passa dai 5-10 gradi del mattino fino ai 28-29 gradi nelle ore centrali della giornata, perciò per quando vi fate la vostra valigia vi consiglio di portarvi, come ho fatto io, giacche e felpe pesanti per i safari del mattino e magliette e pantaloncini per i safari del pomeriggio. E ancora un costume da sfoderare nelle ore di relax in piscina. Però non dimenticatevi di mettere in valigia delle scarpe da trekking o comunque delle scarpe comode per le passeggiate nella savana. Bene ragazzi, arrivato a questo punto spero di essere stato esaustivo, anche perché io sono esausto e comunque la concludo qui. Ho passato l'intera domenica continuamente interrotto dai messaggi di batteria scarica, di memoria piena del cellulare, dai cani che abbaiono inutilmente e veramente non ne posso più. Perciò, se volete altre informazioni, scrivetemi in privato. Io ora me ne vado a rilassarmi.